terza volta è la volta buona. Ce la faremo. Buon pomeriggio, ragazzi. Allora, adesso inviterò Franco Cuoio, che è l'ospite di oggi. Vi spiegherò un pochettino quello che è il format del nostro Made in Sicily e perché è nato questo Made in Sicily. In realtà è nato perché quando ho iniziato a seguire, insomma, provare passione per la moda, per il mondo della moda, mi sono resa conto che effettivamente qui in Sicilia soprattutto non si parlava tanto di moda, non si parlava tanto di artigianato, non si parlava tanto di confezione di capi, ma le realtà comunque qua a Palermo ho notato che ci sono. Sono delle realtà molto, diciamo, ancora artigianali, ecco, ancora artigianali, perché e ci tengono a questo essere molto artigianali. Salutiamo intanto la nostra prima spettatrice, Simona, aspettando sempre, che anche Andrea, aspettando sempre il nostro ospite Franco, col quale abbiamo avuto dei problemi un pochettino di connessione, perché Franco non è proprio amante dei social, per cui abbiamo avuto qualche problema di connessione. Speriamo che lui adesso riesca ad entrare. Nel frattempo salutiamo. A entrare, eccolo qui, eccolo qui. Allora, Franco Cuoio, lo facciamo entrare. Ce l'abbiamo fatta, Franco! Dico io, detto non ce la facciamo più. Aspetta un attimo che. Non ti preoccupare, Ok. non ti preoccupare. Allora. No, ho detto già e ho annunciato che effettivamente ci sono stati dei piccoli problemini tecnici, quindi non sei Problemi riuscita. tecnici. Senti, metto in orizzontale o in verticale? Come vuoi, basta che riusciamo a parlare, tranquillo, non ti Vediamo preoccupare. che succede in orizzontale. No, in orizzontale ti vedi tu, in orizzontale io devo girare la No, 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 testa allora mi verso giro di. pure io, aspetta. In verticale, sì, esatto. Giriamo, giriamo tutto. Ecco, già si è presentato Franco. Già si è capita la persona che. Franco, non ti preoccupare, Franco è veramente una persona simpaticissima per quel poco che anch'io ho Grazie. conosciuto. È oltretutto molto disponibile, molto disponibile. E quindi ti ringrazio Grazie. oggi per essere qui. E vado subito al dunque, insomma. Immagino che anche le persone che ci stanno seguendo, dopo che hanno atteso tre dirette che sono andate e che se ne hanno iniziato le dirette, abbiamo dovuto chiudere di nuovo la diretta, diciamo che sono un pochettino anche loro magari curiosi di quella che è il tuo mondo. Abbiamo creato un attimo di suspense. È un attimino di suspense, esatto. Infatti, proprio per questo dico, io ti lascio subito spazio a te, anche perché io avevo già iniziato a parlare, a dire che se è una realtà, la tua è una realtà che comunque da tanti anni che c'è qui a Palermo, Eh sì, sono fatto che vecchietto. no, vabbè, sei sempre già, l'importante è essere giovani dentro, si dice. Questo sì, questo è importante. Questo sempre. È che comunque è una realtà che viene dal nulla, quindi lascio a te la parola e faccio raccontare un pochettino chi sei e che cosa fai qua a Palermo, perché hai il laboratorio in Via degli Orti, cosa realizzi all'interno di questo Intanto laboratorio. io resto al sud. Ecco, resto al sud, cosa importantissima. Bisogna avere la testa molto dura e seguire, diciamo, il proprio cuore, perché la Sicilia merita tanto, i siciliani meritano tanto, però i siciliani che riescono a fare qualche cosa devono rimanere in Sicilia, non devono andare Assolutamente sì, già iniziamo con questo bellissimo messaggio che è un messaggio Ci mancherebbe, io sono un esempio, sono rimasto, io sono andato fuori, è un discorso che poi magari prenderemo. Comunque, vabbè, la mia storia nasce oltre 30 anni fa. L'input, diciamo, che è nato da qualcosa che ho visto durante. Intanto io facevo un altro mestiere, io facevo l'elettricista, quindi non infatti sì. c'entrava Lo nulla. so che facevi l'elettricista, lo so. Esatto. Quindi poi che cosa è successo? È successo che durante il servizio militare, tipo è una storia che anche sul mio sito hanno pubblicata sui vari giornali, insomma, una cosa che mi ha fatto sempre piacere. E quindi durante il militare ho visto un ragazzo che lavorava appunto con dei pezzettini di pelle, faceva delle piccole cose, e mi è scattato una molla, un amore pazzesco per quella cosa che vedevo. Erano delle piccole cose,
però per me era come un input, perché capivo che con quel materiale io potevo riuscire a fare tante cose. Quindi era un materiale che si prestava per eventualmente poter fare tantissime cose, e avevo ragione, Beh, da 30 anni che servizio militare. E poi niente, sei... poi è finito sì, il servizio militare, il, purtroppo il lavoro mio aveva dei problemi, nel senso che era un periodo che si lavorava meno per gli impianti, allora ho iniziato a comprare la mia prima mezza schiappa, che è uscita anche sul giornale di Sicilia, che sarebbe mezza pelle. La mezza pelle che eventualmente al tempo i miei genitori mi fecero un po' di casinotto, perché costava. Infatti è uscito, credo che erano 30, avevo fatto una spesa di 35.000 lire, credo, comprando un po' di pelle, qualche attrezzo. E da quelle 35.000 lire è nato poi tutto il resto. Quindi immagino un investimento di 35.000 lire. Sì, che comunque si equivale a quanto? 70 euro, 80 euro? Oggi sarebbero sì, circa 70 euro. Però a quei tempi, io non lo posso capire, però a quei tempi immagino che 35.000 lire erano un bel grosso. Eh sì, erano soldini, 70 euro di oggi per uno che chiaramente era rimasto disoccupato era un problema. Certo. Quindi certo. Cosa è successo? È successo che da lì ho comprato queste pelli, ho fatto diciamo un po' di reinvestimento vendendo, perché facevo dei piccoli portachiavini. Ah, quindi era quello la prima sì, creazione. Allora, in realtà c'è un retroscena. In realtà c'è il fatto che a casa mi divertivo, perché non potendo comprare la pelle che costava molto, li facevo con i risvolti dei pantaloni. Ah, quindi tutto okay, quello che mia mamma tagliava, i risvolti dei pantaloni e rimanevano jeans. Lì che cosa facevo? Facevo, appunto, raccoglievo tutti questi spezzoni e facevo dei piccoli borsoni in miniatura e le piccole cose. E la cosa bella è che l'imprenditrice in realtà è stata mia madre, perché io non mi rischiavo a vendere, perché ho detto, ma chi se le compra? Certo. E intanto mia madre, tramite amici, se li faceva vedere, e lei portava avanti la parte invece di recupero crediti. Quindi in realtà senso... grazie a lei che tu oggi sei lì. Sì, adesso la mamma ha 90 anni. Porca e quando ci ricordiamo queste cose, lei, che il cervello ce l'ha meglio da me, pazzesco, guarda. E chiaramente ricordiamo queste piccole cose. Poi ho comprato questo pezzettino di pelle, ho fatto le piccole cose anche più carine. E chiaramente con la pelle era tutta un'altra cosa. Certo, sì. E poi lì è scattato un meccanismo strano. Io non so quanto tempo abbiamo, guarda che la storia è lunga. No, non ti preoccupare, abbiamo tutto il tempo. Allora, aspetta che io mi sto guardando, che c'ho qui una cosa che mi sta strozzando. Ok, mi metto la cuffiettina, che era brutta da vedersi, la mascherina messa al collo. Allora, dicevo, le cose in diretta sono belle perché sono così. Sì, allora, poi... Esatto, più affascinante. Allora, niente, poi è accaduto appunto che ho incominciato a fare queste cose, però poi il portare nei negozi, per esempio, comportava il fatto che il negoziante magari diceva, beh, sai, io non li posso comprare, queste cose, quindi trovo un po' di difficoltà. Lì è scattato il mio ingegno, nel senso che ho detto, allora, se io mi voglio aprire un negozio, devo spendere soldi. Certo, luce. Allora ho detto, facciamo finta che il negozio è libero. E allora che facevo? Lasciavo questi prodotti, lasciavo nei negozi, dicevo, non mi dare soldi, conto terzi. Poi ripasso, gli do la merce e facciamo quando vendi. Infatti sono arrivato ad avere 8 negozi, e non sapevo più, lavoravo di notte, tutti i Maurizio e Costanzo me li sono visti tutti. Fino alle 4 del mattino a lavorare, quindi finiva tardi. Maurizio Costanzo, adesso sono le 3, non mi ricordo, le 2, adesso mi ricordo. Comunque ho lavorato tanto. L'indomani, tavolo pieno di roba pronta, e poi chiaramente ogni fine settimana giravo per i negozi, mi prendevo quello che avevano venduto, i soldi, certo, e reinvestivo. E questo reinvestimento mi ha portato al punto che poi diciamo, è nato il mio primo negozietto, che anche lì c'è un aneddoto che è bellissimo, però
mi vorrei dilungare, se hai altro. No, 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 dillo, raccontalo, raccontalo, non ti preoccupare, raccontalo. Allora, era un Natale, avevo tutti questi negozietti in giro, a un certo punto in una parte di Palermo, la stazione Tarbattolo perché di Palermo, facevano un mercatino. Le famose pagode. E lì praticamente è successo che c'era un ragazzo che aveva una pagoda di queste con quattro articoli in pelle. Mi sono avvicinato a lui e ho detto: guarda, ma tu hai soltanto questa roba qui? Dice: perché mi fai questa domanda? Dice: sai, io ho un laboratorio a casa, ma c'ho lo stracolmo di roba, ti interesserebbe poter vendere? Quindi è scattato l'altro meccanismo di sfruttare. Aumentare questo meccanismo, però ha aiutato me, perché poi a Natale io non dormivo più, cioè non avevo il tempo di fare le cose, che l'indomani quello dicevo, ho veduto tutto e io di nuovo a ricominciare a rifare tutto di tutta la notte. Ai tempi, aspetta, non avevo la macchina da cucire, cucivo tutto a mano, Che ancora riporto i calli di allora, quindi cucire a mano col filo celato, fare i buchi. La vita è meno complicata di prima, è più veloce. Certo. Abbiamo macchine molto che camminano da sole. Esatto. E quindi lì praticamente poi è successo appunto il discorso, dicevo, il negozietto. Qualche giorno prima ero passato da quello che poi è diventato il mio negozietto. Sono passato di là, guardo questo negozietto e ho detto: mi piacerebbe avere questo negozio, perché era in un punto carino, sai, aveva la sua vetrinetta, le sue cosine di cuoio. E chi era il proprietario? Il signore che era nelle pagode. Quando è finita la fiera mi fa: ascolta, io siccome non voglio fare più questo lavoro, perché un po' di sera stata, allora mi fa: guarda, ho un negozio da vendere. Vediamo dov'è. Mi ha portato davanti a quel negozio. Che cosa, scioccato. E mi guardava, dice: ma che succede? Perché le sei così? Le coincidenze della vita. Sono passato di qui forse 24 ore fa e ho detto: mi piacerebbe questa cosa. Insomma, dopo 20 minuti così già era mio. Questo è soltanto per dire. Le coincidenze della vita, le belle coincidenze della vita. Sì, dentro c'era una macchina da cucire. E lui mi ha detto: guarda, ti vendo anche la macchina da cucire. Ho detto: no, guarda, voglio cucire tutto a mano. E gli fa: guarda, che a mano tutto è difficile, vabbè, dai, compro pure questa macchina da cucire. E gli fa: guarda, io ripasso tra tre ore e ti insegno un po' come si può lavorare sulla macchina. Ero talmente preso dalla macchina che quando lui tornò io già cucivo. E mi fa: mi hai preso in giro, tu ti fidavi o sei la macchina? Ero talmente che ho detto: io non posso aspettare 2 ore, per me 2 ore è un'eternità. Ho preso dei pezzi di pelle, ho messo giù e già cucivo. Già scrivono tutti: che potenza, sei unico, Franco, ci commentano. No, incominciamo e poi divento viola. No, però vedi, se questo può servire a dare per esempio ai ragazzi l'input, perché sai, magari ascoltando, io per esempio sono un amante delle storie degli altri. Nel senso che mi vado a guardare tutte le storie dei personaggi che nella vita poi sono riusciti a dare qualcosa. Per dire Enzo Ferrari, per dire, certo, non siamo a quei livelli, però mi appassiona. McDonald's, sono storie che mi fanno proprio impazzire. Però mi hanno dato molta carica questi film. Quindi se, per esempio, la storia come quella mia può dare carica a un ragazzo e dire: guarda, ce l'ha fatta lui, ce la posso fare pure io. Ma capito? Sì, è vero così. Mi può fare soltanto piacere. Se una persona ci crede davvero in quello che vuole fare, perché non riuscirebbe ad arrivare? Insomma, è impossibile. Ti metti lì un giorno, l'indomani, il dopodomani, lo farai, prima o poi ci arriverai. Sì, quello che ho detto all'inizio, la mia più grande dote è la testardaggine, perché considera che oggi è tra virgolette più facile fare impresa, aprire una partita IVA, ma quando l'ho aperta io, credimi, io non so com'è che non soffro di cuore adesso, perché guarda che ne ho passate veramente tantissime, cioè da scrivere un libro, perché era tutto veramente molto difficile.
Molto lo difficile. immagino, lo immagino, anche perché tu non è che soltanto ti sei dato all'imprenditoria e quindi hai realizzato soltanto il tuo negozietto, insomma, ma tu facevi pure un sacco di fiere. Cioè, quante fiere hai fatto da quando hai iniziato Allora, questo adesso lavoro? siamo fermi 15 anni e considera che sono arrivato, io ti permetto. Non ti sento più, ci saranno problemi di connessione. E mi era arrivata una chiamata. Mi Ah, puoi ecco. un secondo soltanto faccio una cosa, è possibile? Eh sì, vai, 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 Un tranquilla, non ti secondo. preoccupare. Portaci anche qualche borsa, Sì, ok. Nel che frattempo la sto facciamo ricevendo vedere. auricolari. No, chiudo perché non vorrei che entrassero dei clienti e magari non riusciamo più a Questo fare la è il diretta. bello della diretta, questo è il bello della diretta. Ok, nel frattempo, visto che mi hai chiesto una cosa particolare, proprio, dai, va bene. Sono qui, quindi sono sempre. Qua ci chiedono perché non sei di stoffatura, cioè dicono, ci dicono, non sei di stoffatura, ma di cuoio. Di cuoio. Testa Sei di fatto di cuoio. cuoio. Sì, la testa di cuoio. No, fai vedere di nuovo quella borsa che è veramente, veramente bella. Quel cavallino, mi sa che è Aspetta che quello. allontano un po'. Col cavallino, molto, molto bella, davvero Questa è molto una bella. borsa chiaramente così grande che va su delle moto. Sì, Ho dei esatto, clienti anche che, magari a volte mi chiedono delle cose particolari. lì. Ecco, infatti, dico, Diciamo parliamo che proprio di questo, cioè il fatto che tu comunque realizzi tanti accessori per moto, è una passione per le moto, sì, quindi. diciamo che mi ha aiutato tanto il viaggiare. Ripeto, 15 anni in giro per l'Europa. Ho conosciuto qualsiasi genere e tipologia di motociclista e questo diciamo che mi ha aiutato molto a capire che sul pianeta ci sono diverse tipologie di cliente. C'è il cliente, attenzione, questa è una cosa molto interessante, il cliente che è disposto ad avere un prodotto come lo vuole lui e che te lo paga. Quindi se il fatto che Sì, no. magari uno dice va bene, faccio un prodotto con un prezzo che deve essere Abbordabile. vendibile, e invece lì è cambiato il concetto, cioè lì tu puoi fare portare all'estero una borsa che per la tipologia di lavoro ha un prezzo alto, lì trovi il cliente che è quello lì, te lo paga. E questo è appagante. Certo, Perché ne tu sono hai, perché soddisfazioni. la fantasia lì ti si apre, perché non ti limiti più a dover guardare prezzo, quantità di lavoro, Certo, sì. manodopera e materiali. No, lì tu prendi la pelle migliore, i materiali migliori, la lavorazione più definita, le cose, e lì te la pagano. E questo è Infatti, importante. Quindi la quando si qualità del dice. Quando prodotto, si la dice in qualità. francese, unisce e riesce, nel senso che tu esci, ma in Ricordiamolo, realtà facciamo la traduzione anche per chi invece ci segue, ma è dell'oltre. riesce fuori dal Riesce. proprio ghetto, può riuscire nella vita, ma in realtà io sono uscito. Ho diciamo, seminato bene, ma in un certo senso poi sono tornato rimanendo in Sicilia, che è una cosa che Però sia per sempre il clima. con la consapevolezza che tutte le tue creazioni, maggior parte delle tue creazioni, oltre a rimanere e andare in giro per tutta Italia, comunque vanno, come dicevi tu, oltreoceano, all'estero. Sì, hai detto bene, grazie a Dio, con tutti i social dove siamo presenti, chiaramente hai la possibilità di essere visto in tutto il pianeta. Quindi se vai Certo. a pubblicare quest'estate è capitato che ho realizzato delle borse per le nuove BMW, adesso diciamo il marchio, ma giusto per dirne uno, e l'abbiamo fatto girare su dei canali e mi sono arrivate delle richieste da parti del mondo che io sconoscevo, cioè delle isole del nord del Brasile, adesso non mi ricordo il nome, Addirittura. ma mi verrà, sì. E ho spedito, è un'isola francese, adesso mi. Guadalupe, ecco, Guadalupe. L'ho dovuta cercare sul, sul
sul mappamondo. Dove è? Guadalupe, ma dov'è? Non lo so. Ma dov'è? Vabbè, da Giappone, Germania, però dico, l'Europa bene o male già ci ho lavorato, anche facendo per esempio le fiere, io considero che partivo, facevo le fiere Saint-Tropez, mm-hmm. poi avevamo Sanremo, poi c'era Lugano, poi c'era Villa qui in Austria dove c'è il più grande raduno europeo, 110-130 mila moto. Porca miseria, devo dire. Per una settimana tu senti sempre questo rombo. Quindi infatti, se non ti dico, piace, non è il tuo posto, ma siccome a te piace, della tua passione, ti ci ritrovi all'assolutamente. Allora, io non nasco motociclista, certo. Perché chiaramente lavoravo, non avevo idea della moto, mi piaceva molto lavorare e creare. È chiaro che è stata una cosa indotta, nel senso che i miei clienti mi hanno portato prima, mi ricordo che arrivavano le Guzzi, poi sono arrivati quelli con le BMW, poi così per passaparola sono incominciato ad arrivare i primi arleisti, quelli i veterani, quelli antichi. Sì, sì, sì. E tu non vedi in giro. No, perché escono vedi sabato e domenica. Sì, sì. E volano. Quelli là, e ho incominciato a disegnare per loro i primi modelli. Chiaramente vedi la prima, vedi la seconda, vedi la terza, poi incominci a entrare con l'ottica di dire, ma sai, quasi quasi, io ho iniziato a comprare una moto, la seconda moto, le ho customizzate bene, anche per dare un esempio un po' di quello che si poteva fare. Sì, esatto. Lo faccio sulla mia, la gente può dire, guarda, se l'ha fatta sulla sua. Esatto. È un modo per è chiaro che da lì l'escalation, perché poi abbiamo fatto, ripeto, questa mia scelta. In realtà la scelta, per esempio, di andare a fare gli eventi fieristici è nato perché ci fu un periodo in cui qui a Palermo si era un po' fermato tutto. C'era stato un momento di stop. Momento di stasi. Ricordi più o meno quando? Ma sono stati gli anni, credo, 98, 99, credo. Quando sono nata io, praticamente. Cioè, il momento di stasi quando sono nata io. Non so se mi stai dando del vecchio o se... No, ti do del vecchio assolutamente okay. No. Quindi niente, praticamente poi... da quel momento ho visto che intanto a livello mentale mi ero fermato, non avevo più lo stimolo, tutto quanto, il lavoro era scemato tantissimo. A quel punto ho detto, beh, facciamo una cosa, mi vado a fare una. Allora, tutti i clienti che venivano da me mi dicevano, ma lei deve andare a fare le fiere fuori, ma lei dovrebbe farsi conoscere, quindi fuori. Spinto io ancora dicevo, da questo. Ma per andare fuori, certo, pensavi che era una cosa molto grandiosa, molto, capito, non potrei gestire. E invece, ecco, un altro consiglio, buttatevi. Nella vita si deve sempre osare, perché sennò però ti rimane dentro un qualcosa e dici, ma quando ero giovane l'avrei potuto fare. E questo poi sono dei rimpianti, invece delle cose uno si deve buttare. È chiaro che devi mettere in conto che la cosa può andare come non può andare. Certo, assolutamente, però una persona cerca sempre di farla andare fino a che le forze non finiscono. Ma, ecco. Certo, devi avere un minimo di aiuto, di forza, chiaramente. Io affrontavo tutto da solo, però da solo nel senso... come organizzazione, questo e quell'altro, avevo dei collaboratori e un giorno ho detto a uno di loro, senti, sai, facciamo valigie, partiamo. Allora abbiamo fatto, perché nella fiera, per esempio, la prima fiera che ho fatto era quella di Padova, mm-hmm. ok? Mm-hmm. Tanti anni fa, stiamo parlando di 16 anni. Sempre fiere per motociclisti. Inerenti, una volta che mi ero specializzato molto nelle moto, chiaramente non era il prodotto di oggi, cioè se io oggi penso con quali imposte sono salito a Padova, orrore, qualcuno direbbe. Ma però, voglio dire, deve iniziare, tutti devono iniziare, sì, da qualcosa. Però
però ti posso dire che quando sono andato a Verona e ho visto, scusami, a Padova, e ho visto l'evento fieristico, ho visto gli altri stand, io sono caduto in depressione, perché c'erano degli stand che sembravano tipo palco di Sanremo, giravano un sacco di soldi, aziende che... Quindi io montavo il mio misero stand da 4x4 e non, le lacrime non si vedevano, ma io piangevo dentro. E dicevo, ma io qui che posso fare? Cosa posso? Mi ero portato 220 borse. Non lo posso dimenticare. Ho fatto questa... Stavo iniziando a montare... E c'era un signore di fronte a me, non posso dimenticare, poi siamo diventati amici. Io dico, Francesco, cosa c'è? Perché sei così? Se ne è accorto tutto. Ho detto, guarda, sto facendo questo evento per cercare di rilanciare l'azienda, però qua vedo che c'è un mondo che non mi aspettavo, c'è qualcosa di allucinante. Ecco, lui fa, Francesco, domenica, perché la fiera faceva venerdì, sabato e domenica. Quindi domenica sera si smontava. Okay? Giovedì certo. Si montava, la fiera iniziava. Domenica si smontava. Ti rifarò la stessa domanda domenica sera. E io ho detto, ma che vuol dire? Aveva ragione. Avete finito 220? Le vendevamo come le caramelle. Poi un amico... Che soddisfazione. Ma una cosa grandiosa, una cosa... non poter descrivere, cioè vedevi la gente entrava allo stand, quello, quell'altro, sembrava che stessi vendendo caramelle a poche lire. Questo sempre perché eri all'interno di un mondo che comunque era poco conosciuto, cioè poco commerciale, quello degli accessori per le moto, non se ne sente parlare ancora come se fosse una cosa commerciale, ma ancora è una cosa di nicchia. Di nicchia, esatto. Infatti uno nella vita deve buttarsi nelle cose di nicchia, perché se ti inserisci in un mercato dove, per esempio, giusto tiriamo a caso un così, i cinesi ci vedono a lungo, sei fregato, perché le scarpe oggi in Italia non si possono fare più, le aziende stanno chiudendo tutte, ok? Troppo. Apro questa parentesi per dare un input, perché è importante. Noi cerchiamo anche questo, di fare questo, di cercare di far riaffiorare queste aziende che piano piano stanno morendo, ma non perché non c'è chi è che compra, il compratore finale, non c'è, si sta perdendo questa idea di fatto su misura, un artigianato di qualità, made in Italy, più che magari lo stesso made in Sicily, insomma, made in Italy per parlarne in maniera più grande. Certo. Si sta perdendo questa cosa di voler realizzare qualcosa per sé che sia unico, di far realizzare qualcosa per sé che sia unico. Di dare una mano, di spingere, cercare di far ampliare questo, di far ricominciare a credere in questo mondo, in questa realtà. Noi come scuola principalmente cerchiamo di dare ovviamente l'impronta soprattutto per l'artigianato. Quello che stai facendo è meraviglioso. Ti ringrazio. Perché è un qualcosa che, specialmente a Palermo, mancava, è un qualcosa che dà una spinta ai ragazzi, perché già chi ha un po' di manovalanza, avessi avuto io per esempio una scuola ai tempi come la tua, mi sarei fiondato direttamente da te per cercare di capire se io ho un po' di manualità, con il tuo aiuto, di capire se le mie qualità potevano essere ottime per poter andare avanti, avrei accelerato i tempi. Certo. Cioè, io non avrei fatto quello che ho fatto io, cioè per esempio ho iniziato a fare l'abbigliamento in pelle, per esempio. Come? Infatti, abbigliamento in pelle. Mi smontavo le camicie, cioè compravo una camicia di una misura media e poi compravo l'altra misura più piccola, poi l'altra ancora più piccola, le smontavo. Cioè praticamente sei inventato lo sviluppo taglie, quella che noi chiamiamo sviluppo taglie. Dovevo capire
come si passa alla misura inferiore, cosa cambia, quindi lo scollo della manica, la lunghezza, e allora da lì capivo come realizzare, e poi li facevo in tela, quindi facevo il cartamodello, li appiccicavo il tessuto sul cartamodello. Diciamolo che Franco ha realizzato anche i famosi chiodi in pelle. Allora, non c'è una cosa che non ho realizzato, perché... Anche diciamo la mascherina che... ho visto che ha realizzato, per... ma una cosa, la mascherina proprio... Allora, no, questa è una cosa seria. No, questa senso. È normale in tessuto. È sotto lockdown. Quella in cuoio ho visto, che non ho capito se è di cuoio o di pelle. No, lasciamo perdere, quella è una sfida, nel senso, ci sono degli amici miei che mi hanno detto, senti, ma perché non la fai in cuoio? Allora, un altro pure, ma l'hai realizzata in cuoio? Ho detto, guardate, io la posso fare pure in cuoio. No, perché sai, abbiamo visto su Instagram uno che le fa, ho detto, non ci vuole nulla a fare, la posso fare. Ho detto, mi faccio la... Ma sai, per i motociclisti, ho detto, allora facciamo una cosa, io la prendo, la faccio, però tu la devi venire a comprare. Beh, la dovete venire a prendere tutti. La devi venire a prendere. Allora, per scherzo, mi sono messo 5 minuti, ho fatto il cartamodello, ho tirato fuori la cosa e l'ho fatto. Addirittura con i taschini dentro per metterci il TNT, che sarebbe quello, il filtro. TNT, esatto. Sì, però sì, volevo, aprire la parentesi giusto per le mascherine, è stata una parentesi carina, perché abbiamo fatto un bel po' di queste mascherine, abbiamo regalato ad associazioni, chiaramente benefiche, che avevano famiglie disagiate, che per non avere la mascherina, non avendo la mascherina, non potevano neanche entrare al supermercato per certo. comprarsi... dove so, il latte per i bambini, capito? Questa cosa mi ha una bella iniziativa. Allora ho voluto, diciamo, fare questa cosa, immettermi lì, e chiaramente facevo una parte, li vendevo dai proventi che prendevo, anche per sostenere, perché chiaramente eravamo totalmente chiusi, lo Stato, certo. 100 euro che ci ha dato, diciamo, comunque, oltre la parentesi. Però mi è piaciuto, sì, questa la apriamo e la chiudiamo, nel senso che andarne a di parlare non è una cosa bella, ecco. Non è di una sfuggita, cosa... di sfuggita, sono delle piccole, capito? Che si danno ogni tanto. E niente, poi abbiamo aiutato di fare 5-6 associazioni, chiaramente tipo gratuito, li abbiamo fatte consegnare, ci hanno fatto dei ringraziamenti, ci hanno fatto alzare i peli, perché fare queste cose ti fa bene, ti fa stare bene. È una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Tu cosa consigli ai giovani, appunto, oltre al fatto di aver consigliato ovviamente la nostra scuola, ma proprio come studi, a prescindere, per chi vuole approcciare nel mondo degli accessori fatti in cuoio e in pelle? Cioè, la nostra scuola sta cercando di dare una mano anche a questo settore, al di là dell'abbigliamento, al di là del... Quindi noi forniamo anche delle ragazze che, insomma, disegnano accessori nel punto di vista di design, e magari vediamo di trovare qualcuno, magari potresti essere proprio tu, il nostro maestro, che ci può insegnare a... Maestro, dai, già. Qua ti chiamano tutti maestro, qua ci abbiamo un sacco di commenti dove ti chiamano tutti maestri. Dicevo. Vabbè, come dico, può fare piacere, però non mi piace più, dico, io ho avuto, ecco, una cosa che mi dispiace, per esempio, tantissimo, è il fatto che da me sono venuti, tramite l'Erasmus, ragazzi dalla Spagna per venire ad imparare questo mestiere, stando qui chi un mese e mezzo, per circa 2-3 anni abbiamo avuto ragazzi che venivano dalla Spagna, hanno imparato tantissimo, perché erano delle spugne, quindi volevano cercare di capire tutto, certo, il possibile. Però chi realtà... ha questa passione fa così, chi ha questa passione fa così, cerca di acquisire. E ragazzi italiani non se ne vedono. Però lasciamo stare questo, perché adesso, grazie alla tua scuola, faremo tutto. E noi ci troviamo, noi stiamo cercando, stiamo dando il modo per poter imparare un lavoro, che è un mestiere, che è uno dei mestieri più belli al mondo per me, perché dà un sacco di soddisfazioni. Stiamo cercando di dare questo aiuto a persone che, un po' come me, avevano questa passione, vogliono imparare
cosa significa realizzare un capo, metterlo nell'armadio, uscire con questo capo e dire io questo me lo, quando le persone ti chiedono ma tu questo dove l'hai comprato? No, questo io me lo sono fatta io. Me lo sono fatto io. Me lo allora son tu fatta pensa, io c'ho una bimba di 8 anni, giusto per, io ne ho una di, uno di 16 e una di 8. Quella di 8 ho visto che è molto bravina nel disegnare, ho visto qualche cosina che mi interessa. E allora un giorno ho detto, sai Aurora, facciamo una cosa. Disegniamo una bozza che a te piacerebbe avere e poi piano piano la realizziamo. Lei ha fatto il disegno, l'ho aiutata pure un po' io, poi ho detto, guarda, facciamo la scelta dei colori delle pelli, quindi siamo andati dal fornitore, non papà, vediamo lì, dal fornitore, dal fornitore. Andiamo ad acquistare le pelli che poi, essendo un fornitore, ha visto mia figlia, si è sciolta e gli ha regalato le pelli. Quindi, fatto questo, siamo tornati in laboratorio, abbiamo fatto la realizzazione del cartamodello, dice, vedendo le misure su di lei, guarda ti piacerebbe così, guardandosi allo specchio, poi da lì abbiamo tagliato le pelli, piano piano abbiamo cucite fino ad arrivare al prodotto. Quindi ho fatto fare tutta la trafila, la filiera per arrivare al punto di... E lei molto orgogliosa poi si è disegnata un fiorellino che doveva essere messa come chiusura. Quindi lei si è fatta l'ingegno c'è, l'ingegno, ed è proprio di famiglia l'ingegno. Insomma, sì, questo mi fa piacere. Spero che lei sia, diciamo, quella che potrebbe prendere un giorno in mano l'azienda. Noi ce l'auguriamo perché ripeto, sì, da tanti anni che esisti e che sì, esatto, è un peccato che queste realtà che magari si tramandano da generazione a generazione poi si perdano, al di là di quelle che poi una passione può venire, può nascere in una persona X che non c'entra totalmente nulla in quello che è il mondo e quello che è il lavoro che fa il padre o la madre, e quindi che viene la passione per la moda e che vuole imparare il mestiere, ma è bruttissimo, ancora è più brutto quando magari c'è una generazione che già ha realizzato questo sogno di voler entrare in questo mondo di accessori e poi questa non si tramandi da generazione a generazione, quindi che magari i figli non continuino a proseguire quello che è il sogno, quello che è l'attività di famiglia. Allora, sì, questa tipologia, diciamo, di attività di famiglia, perché è oro. Il tramandare, diciamo che le case, le maison di oggi, chiaramente sono state seguite, chiaramente con, che so, dai familiari, figli o qualche dipendente che ha dato diciamo, aveva delle attitudini a poter continuare, insomma, se ne sanno storie di questo genere. Sì, e certo. Chiaramente ci vuole, no, scusate, dico sempre chiaramente, mi devo togliere su chiaramente. Non ti preoccupare, Franco. Diciamo che questa cosa sarebbe molto bella anche perché può essere mia figlia, ma potrebbe essere un altro dipendente che magari vuole seguire questa cosa. Però di non farla interrompere, perché sarebbe un vero peccato. Però ti posso dire che ci sono momenti delle attività, e questa è una cosa che devi sapere, conoscere e ci devi condividere. Il fatto che ci sono momenti nelle attività che ti verrebbe di chiudere tutto e andartene via, perché sappiamo i motivi quali possono essere. Certo. Il momento dello sconforto c'è, però tu devi, è come un po' la fame. Dopo che hai mangiato non hai più fame, quindi devi aspettare un attimino che ti passa questa cosa, l'indomani la pensi da un altro modo perché magari ti sei caricato. Prima c'erano i motivatori, ce lo sai, nel film per esempio di McDonald's c'era questo tizio che si metteva un disco che ripeteva tipo tu ce la puoi fare, tu sei carico, tu sei sì, tipo sì. Un po' Rocky, sì. Ecco, devi caricare. Il miglior modo per caricarsi, quelli che funzionano tantissimo, è quello di partire, andarsi a vedere orizzonti, andarsi a fare anche andare a vedere, che so, la fiera delle pelli, la fiera dei macchinari, perché quando arrivi lì e vedi le novità delle macchine, le novità delle pelli, vedi quel mondo,
ritorni e hai 2 miliardi più di motivi per andare avanti. Prima di continuare, mi faceva piacere tantissimo vedere anche la collezione, parlare della collezione di diciamo per la Sicilia, Sicula Collection si chiama, sì, giusto? Volentieri. Sicula Fashion, sì. Dico, prima allora, di parlare, qua abbiamo una domanda. Hai vestito o hai venduto mai qualcosa a qualche VIP? Allora, VIP, allora è chiaro che io non sto a Roma, quindi non è che ci può essere un transito di VIP particolare. Io ho come diciamo amici, clienti, Ficarra, che è un amico mio da quando ancora non era nulla, che facevamo le serate assieme in discoteca, io mettevo, che so, in palio degli oggetti e lui faceva le serate e poi... E poi le veniva a ritirare qui per conoscere il negozio. Poi dico, ci sono diversi personaggi, adesso in mente non me ne vengono, comunque sono, a parte Ficarra che è diventato quello che è, Sergio Friscia qualche volta capitava che passava, che facevamo pure le serate. Si può chiamare VIP, diciamo, persone importanti che comunque stanno nel mondo dello spettacolo, ancora ora ci stanno, Riccardo, assolutamente, ma anche Sergio Friscia, è uno che insomma sta... Ma ritorniamo sicuramente a questa collezione fatta in cuoio. Sicula Fashion, diciamo, il fatto che Gabbana mi ha dato l'input per fare qualche cosa che venisse che nascesse proprio dalla Sicilia. Mm-hmm. E allora cosa è successo? Che ho cercato di trovare chi mi potesse, per esempio, realizzare il disegno. E allora, tramite le amicizie, ho trovato appunto un'amica che disegnava sulle ceramiche. Mm-hmm. Ho visto un po' i disegni che faceva, mi sono piaciuti tantissimo e le ho proposto appunto di realizzarmi dei bozzetti, perché da quei bozzetti devo trarre spunto per far fare il mm-hmm. Sì, chiaramente ho fatto fare questi bozzetti molto carini, poi i file li ho messi in posizione per come mi potevano piacere e poi ho cercato l'azienda che mi doveva stampare i tessuti, quindi sì, un canvas, certo. Un tessuto telato molto resistente, un po' quello delle grandi firme, per intenderci. E l'unica azienda che li faceva in maniera seria, le ho trovata una a Pisa. Quindi sono partito con la mia valigetta, la mia borsetta, sono arrivato lì, gli ho mandato prima i disegni, ho detto si poteva fare e sono andato lì. Sono arrivato in questa azienda che era... non immensa, di più. Ne immagino. Dove? Sì, già allora avevano stampato le prove. Quindi sono andato in questo magazzino dove stampavano tutti i tessuti. E sul tavolo c'erano tessuti di Dolce & Gabbana, tessuti di uno stilista americano. Io lì ho detto, forse esagerato. Niente, poi loro molto graziosi, mi hanno fatto vedere il tessuto che era stato stampato per me, e molto bello. Adesso io ho già messo la storia. Ne prendo uno piccolino, ecco. Questo è il tessuto. Chiaramente il tessuto poi era su base bianca, base rossa, base marrone, base blu, tutti i colori, ho esagerato. E niente, poi abbiamo incominciato a iniziare a fare una produzione. Questa produzione, chiaramente, siccome devo seguire, perché purtroppo seguo tanti settori, e allora ho detto, sai che facciamo? Diamo lavoro anche ad altri artigiani, palermitani, ma comunque siciliani. Quindi ho trovato un'azienda di Messina, un'altra di Palermo, gli ho dato chiaramente la modellistica e loro hanno lavorato per me nella costruzione di questi articoli. Certo. Abbiamo fatto una bella serata con una sfilata organizzata da un'archivista palermitana e abbiamo fatto una serata bellissima dove niente, era emozionante vedere certo. Chi metteva come la stilista, questo, per esempio, questo, come, sì,
sì. E diciamo, come qualsiasi stilista, fare la prima passerella, la prima sfilata, fare uscire la prima collezione è un'emozione incredibile. È un'emozione incredibile, per cui immagino assolutamente l'emozione che hai potuto provare per in esempio, quel momento. Questa, sì. Questa anche in piccolo, ma ogni anno, per esempio, fare una presentazione di quello che i ragazzi sono riusciti a fare. Certo. Ma anche con genitori e parenti. Però, è un'iniziativa che assolutamente si prenderà in considerazione. Noi come istituto ne facciamo, lo facciamo una volta all'anno, ovviamente quest'anno non è stato possibile per cause ovviamente quelle che si sanno, insomma, quelle che si sanno e che non si vogliono ripetere, però ogni anno noi solitamente organizziamo una sfilata a Milano dove non solo ci sono genitori e parenti, possono partecipare genitori e parenti, ma ci sono proprio rappresentanti dei grandi brand, dei grandi marchi che vengono a vedere i lavori realizzati dai ragazzi che stanno magari uscendo proprio dal percorso di studi e che quindi magari possibilmente riescono, hanno pure la possibilità di incontrarsi con questi grandi marchi e di avere la possibilità di andare a lavorare per questi grandi marchi, perché visti meraviglioso da specialisti del settore invitati appositamente per poter acquisire questi ragazzi che escono dagli ultimi anni di studi, e quindi questi ragazzi poi vengono direttamente presi alle grandi marchi, grandi aziende. Questo grandi anche piccole in realtà, però affermate aziende. Semplicemente meraviglioso, perché l'aspirazione di ognuno di noi cos'è? È quella di intanto riuscire a fare qualche cosa per sé. Certo. Sì, lavorare per un grande brand ti porta anche a accorciare i tempi, nel senso che incominci a imparare molto velocemente, però è pure vero che in un'azienda tu sei messo lì a fare solo quello. Ma dipende, sai, dipende, sì, grandi aziende, sì, è come dici tu. Ancora le boutique che comunque stanno anche qui a Palermo e ci sono, non hai soltanto un compito, la modellista, no, spesso e volentieri la modellista, accompagnata dalla figura della modellista, deve fare anche la sarta, deve saper fare anche più compiti, quindi dipende, ma anche marchi comunque qua a Palermo anche conosciuti nella realtà siciliana ovviamente, no? Se parliamo di Dolce & Gabbana, sì, sicuramente hai ragione tu. La persona che va a lavorare per Dolce & Gabbana farà solo quel compito e farà solo quel settore, si occuperà soltanto di un settore. Però allo stesso tempo lavori per Dolce & Gabbana e le tue soddisfazioni non sono per la piccola distribuzione, bensì per la grande distribuzione d'alto livello. Ti fa piacere perché stai lavorando per un grosso brand e quindi la soddisfazione è pazzesca. Però sei un puntino su tanto. Sì, è chiaro, sì, che se uno vuole realizzare qualcosa di più importante per sé, tutto, devi conoscere la filiera. Per esempio, giusto il discorso dei ragazzi spagnoli, quando venivano da me, loro erano convinte che io stessi accanto a loro nel tavolo per insegnarmi cosa fare. Sbagliato. In realtà loro sono stati i maestri di loro stessi, ma non se ne sono neanche accorti. Perché? Perché dico, è chiaro che avevano un po' un'infarinatura, però io cosa gli facevo? Gli facevo partire da un compito ben preciso. Un giorno gli davo un oggetto, una borsa, qualsiasi cosa, la posavo sul tavolo e gli dicevi: da questo realizza il disegno di come lo vedi. Poi gli dicevo: adesso pensa un po' come è fatto, senza smontarlo. Il processo inverso. Realizza il cartamodello, poi l'altra successiva era: crea tu un modello nuovo che ha delle caratteristiche, lo vediamo assieme e poi lo realizzi. Certo. Quindi loro questa cosa ogni giorno gli dava un compito diverso. Quando finivano il mese e mezzo di lavoro qui, ne uscivano molto forti, cioè certo. A parte andavano via piangendo perché l'esperienza era stata meravigliosa, perché poi da me, voglio dire, un giorno spuntavo con la pizza, un giorno col panino con le panelle,
Quindi loro non colati, quindi no, capisci bene che devi dare anche la possibilità a queste persone, mentre sono qui, anche di gustare anche le nostre prelibatezze che sono importanti. Quindi diventava un po' un gioco, un po' una cosa, senza forzarli, senza farli alzare per forza di mattina presto, però certo. Quelle ore erano quelle. Noi siamo andate oltre al tempo limite, ma non è un problema, perché parlare con te è stato un piacere. È stato assolutamente un piacere. Rinnoviamo l'invito, perché magari le persone hanno adesso sono rientrate e magari vogliono comunque farti delle domande. Ora l'ultima domanda, che lavori ancora il denim combinato con la pelle o con il cuoio? Mi chiedono. Aspetta, lavoro ancora? Il denim combinato con la pelle con il cuoio? Ah, sì, va per sempre. Sì, quello sì, cioè, quello io, sì. Le combinazioni dei materiali. Per esempio, ultimamente abbiamo fatto una cosa molto bella. Abbiamo riciclato zaini militari, giubbotti barbour e giubbotti in pelle vintage. Mm-hmm. Li abbiamo uniti e abbiamo fatto dei prodotti nati, tra virgolette, da quello che non viene più utilizzato, riciclati. Abbiamo trovato dei magazzini in Portogallo addirittura che vendevano bancali di questa roba a poco prezzo, però devi prendere chiaramente il bancale grande intero, quantità, sì. Sì, quindi lì dico, devi fare l'affare, lo fai sul bancale, e quindi poi arrivavano questi materiali e poi per come ci veniva tagliato univamo i pezzi, quindi un pezzo uguale all'altro non c'era mai, esatto. E questi prodotti sono stati, ad esempio, quelli che sono stati hanno dato un input, appunto, con la descrizione, il fatto che venivano fatti con materiali, diciamo, riciclati, la cosa di riuscire a spedirli in parti del mondo che non si conoscevano assolutamente. Io, per carità, dico, ci sono un sacco di posti per cui assolutamente non si può capire. Ma poi io non potrei. Dai, Guadalupe, non me la ricordavo dove era. Lo sai dove era Guadalupe? No, io me lo ricordavo. Comunque, no, è veramente un piacere parlare con te. Rinnoviamo magari l'appuntamento. Dimmi. No, stavo un altro piccolo aneddoto che era così simpatico, perché un giorno è arrivato un ordine da Taipei City, Taiwan. Allora ho detto, poverini questi, vivono sulle palafitte, perché pensavo, sai, Taiwan, ho detto, magari saranno, io proprio... Zero. Mi volevo poi grattare la faccia. Quando poi una sera, giusto, c'era un documentario che parlava di Taipei City, quando ha detto la città più vivibile al mondo, niente. Mi volevo diventare uno struzzo per mettere la testa sottoterra. Cioè, ho visto Taipei City e ho detto, noi siamo il terzo mondo. Quelli il terzo mondo, certo. Qualcosa di allucinante. Non lo sono guardato ecco, la cosa importante è che seguivano ancora le vecchie tradizioni, cioè hanno mantenuto il nuovo, cioè il vecchio, pur andando però avanti di 40 anni rispetto a noi. Bellissimo. Una cosa di cui prendere ispirazione. Franco, noi certo. Io ti saluto e dico a tutti quelli che ci stanno seguendo che prossimo martedì ovviamente l'appuntamento è rinnovato per Made in Sicily, questo progetto che stiamo portando avanti per dare voce a tutte le persone che fanno parte dell'ambiente siciliano, tutti gli artigiani, chi ha un brand, chi comunque lavora nel mondo della moda ovviamente, e che vuole, che dà il suo pieno appoggio a quella che è la realtà siciliana. La cultura e la tradizione siciliana, tu sei uno degli esempi, insomma, da dover andare a assoluta, per questo diciamo, insomma, testa dura. Sì, esatto, come dicevi tu, testa dura vince sempre sotto questo punto di vista, assolutamente. Ti ringrazio ancora di essere stato oggi qui, di aver raccontato parte della tua storia all'Istituto di Moda Burgo. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, avuto la pazienza di ascoltare. Ci vuole pazienza. Ti auguro veramente un mondo di bene e spero che
la gente capisca che una scuola come quella tua è fondamentale per rilanciare anche il Made in Italy, che ha bisogno di... Grazie. Ti ringrazio Franco, io ci credo fermamente anche io. Ricordiamo brevemente dove ti trovi, dove è possibile venirti a trovare, quindi lascio parlare te. Allora, noi abbiamo aperto da 2 anni circa il nuovo punto vendita, showroom, fabbrica. Abbiamo unificato tutto in via degli Orti 24, interno 46 a Palermo, dove chi entra, ecco, giusto per fare una mini panoramica, sì, facci vedere veloce, dove c'è il settore veramente delle moto, ok, e poi c'è il settore della linea Sicula, sì, e poi la pelletteria per quello che può essere una esposizione per chiaramente far capire quello che si può fare. Tutto il resto... Ma la cosa più bella entrando per noi, che ci piace, è il laboratorio di Franco, ragazzi, il laboratorio di Franco. È spento, devo accendere. No, va bene, non ti preoccupare, non lo facciamo vedere. Dovranno venire direttamente in sede per vedere il laboratorio, piacere, che è una cosa molto molto particolare. Quindi io consiglio a tutti di andare a vedere il laboratorio di Franco, se Franco lo fa vedere, ma credo che non ci siano problemi. Sì, sì. Dove tu giornalmente vengono realizzate quelle che poi vedete esposte, tutte queste borse, tutte queste belle creazioni. Detto questo, io ti saluto, Franco. Grazie ancora. Okay. Grazie a tutti, un abbraccio, a presto. Una buona serata. Ciao, grazie a te, grazie.